Di ritorno da Poggiorusco con una vittoria in saccoccia, come si dice dalle nostre parti, mister Bazzini con bomber Punzi. Raccontateci insomma com'è stata questa gara d'esordio in campionato Serie C femminile. Parma subito vincitore 2-1 sulla Poggese. Ma è stata una partita sicuramente intensa, una partita giocata a viso aperto. Nel primo tempo direi che abbiamo dominato, siamo andati due volte in vantaggio con due bellissime azioni concluse tutte e due dal nostro bomber, una di testa e una in una ripartenza in un contropiede, e poi nel secondo tempo abbiamo subito, diciamo, 10 minuti la reazione della squadra avversaria, che si è conclusa con un gol su rigore molto sfortunato per un rimbalzo del pallone. La nostra giocatrice Frati ha toccato con la mano e l'arbitro giustamente, diciamo, ha decretato il rigore. Parato in un primo tempo e sulla ribattuta hanno fatto il gol. Per il resto direi che la vittoria è meritata, le ragazze stanno crescendo, abbiamo espresso a tratti un buon calcio e ricordiamo che abbiamo comunque 7-8 esordienti nella categoria. Insomma, non male. E non male anche uscire tra gli applausi, perché mi riferiscono insomma di un pubblico piuttosto caldo che vi ha anche applaudito per quella che è stata la vostra prestazione. Sì, credo che anche a livello sportivo ci siamo ben comportati, il pubblico ha apprezzato la volontà e la voglia di essere sempre positive e propositive nelle giocate, è quello che cerchiamo noi, di arrivare al risultato attraverso il gioco. Non sempre purtroppo ci si riesce, però il fatto di provarci comincia a dare qualche soddisfazione. Rossella, bomber implacabile quest'oggi, raccontaci insomma questi tuoi due gol. Sì, beh, io sono qui per cercare di dare una mano e ringrazio le mie compagne che mi hanno messo nella condizione di poter segnare, perché senza la loro assistenza, diciamo, non avrei potuto. Abbiamo capitalizzato un po' di più rispetto alla partita precedente le occasioni che si sono presentate, e quindi con sacrificio abbiamo portato a casa la vittoria in questa partita, che è una cosa importantissima. Senza la vittoria i gol non servono a nulla. Sono molto contenta per il risultato della squadra. Il risultato della squadra, insomma, anche per il fatto insomma, di questi due gol personali, ci sta, dai un po' di soddisfazione. La soddisfazione anche c'è, se però, insomma, tu hai tanta esperienza. Se non si vince, la soddisfazione non è completa. È chiaro. Senti, com'è stato il debutto in campionato con la maglia del Parma? Perché il debutto l'abbiamo già fatto la settimana scorsa. Sì, è sempre un debutto. Sono sempre agitata quando devo cominciare a giocare. In più qua c'è un'emozione particolare perché si indossa la maglia della propria squadra del cuore, quindi è stata una gioia ancora più grande. Mi emoziono sempre, è sempre di più, diciamo, e questo, quindi sono felice oggi. E questo è molto bello. Mister, insomma, avere una giocatrice così in squadra assieme a tutte le ragazze che stanno crescendo, diciamo così, è un valore aggiunto. Lei sicuramente è un esempio, intanto per la professionalità che impiega tutte le volte che facciamo allenamento, quindi questo aiuta anche le giovani a crescere, e poi insomma non dimentichiamoci che quando è ora lei la butta dentro. E questo nel calcio, che sia maschile o femminile, cambia poco. È la cosa basilare. È la cosa basilare. Perfetto, grazie ancora e complimenti per la vostra impresa. Grazie a te.